Monta la polemica a Roseto sulla situazione riguardante la nuova caserma dei carabinieri. L'amministrazione comunale avrebbe trovato un'area a nord della città dove realizzare la nuova struttura. Pareri discordanti, però, con tutta l'opposizione unita per dire di no. E difatti tutta la minoranza ha indetto una conferenza stampa per opporsi a questa scelta e di far rimanere la caserma in una zona più centrale per facilitare soprattutto le normali vicende del territorio. Secondo me l'arma dei carabinieri, come ho detto in consiglio, la stazione dei carabinieri deve rimanere a Roseto Centro. Carabiniere, oltre ai vari compiti, anche negli anni ho sempre sentito dire dalle famiglie che magari andavano in caserma per chiedere un consiglio, quindi una cosa che viene vista proprio dal cittadino, una cosa, come dire, di famiglia, nel senso che si sente di esporre al carabiniere, al comandante dei carabinieri, dei problemi, delle problematiche che ha per qualsiasi genere. Quindi secondo me va tenuta lì nella zona centrale. Abbiamo dato anche, al contrario di quello che ha detto il consigliere Pavone, la soluzione, perché abbiamo il Prust Monti, quindi spostiamo la caserma dei carabinieri al Prust Monti nel mentre si costruisce la caserma. Quindi non vedo perché spostarla a nord, un servizio così importante, anche se uno perde la carta d'identità deve andare al carabiniere a denunciare. Quindi come facciamo? Cioè, spostiamo a nord a via Marcacci? A me sembra una cosa assurda. Si parla di via Marcacci in un punto anche nascosto, cosa inammissibile. Cioè anche la visibilità rende sicurezza ai cittadini e lì è un posto strategico. Io addirittura ho fatto in consiglio comunale anche una battuta nel senso che al posto di quella caserma di carabinieri già ci vedeva un palazzo per civile abitazione, magari con una volumetria moltiplicata rispetto a quella attuale. Una cosa semplicissima: quella caserma ci ha bisogno solamente di una manutenzione. La caserma dei carabinieri a Roseto è stata per 40 anni, oltre 40 anni, nel centro della città. Noi riteniamo, almeno per quanto riguarda il mio gruppo dei Liberi Progressisti, ripeto, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde e le mie due liste civiche, ritengo che debba rimanere nel posto in cui è stato per oltre 40 anni, per facilitare appunto l'accesso ai cittadini. Spostarla a nord, in via Marcacci, non crediamo che sia la cosa più opportuna.